Buongiorno a tutti, sono sempre il dottor Vincenzo Squadrone dalla Città della Salute di Torino, faccio anestesista rianimatore, lavoro al presidio delle Molinette in terapia intensiva. Come sapete stiamo facendo un corso sopra sul coma. Sul coma, definizioni, cause, eccetera, eccetera, e siamo arrivati alle terapie e soprattutto alle terapie della fase di risveglio. Faccio un passetto indietro, avevo già presentato il Propofol, faccio un passetto indietro solo per dare alcune delucidazioni che forse non erano ben chiare o forse mi erano sfuggite. E quindi partiamo da questa diapositiva che ha un titolo molto diciamo, indicativo, preciso, che definisce bene quello che voglio dire, e cioè perché devo sedare il malato. Perché, come abbiamo visto, ci sono vari tipi di coma, ma sia quello traumatico, diciamo primariamente traumatico, sia quello primariamente farmacologico a causa della terapia e delle terapie anche che dobbiamo fare, diciamo di contorno, tipo la ventilazione meccanica, eccetera, eccetera. Volevo capire, e come abbiamo visto, anche il coma traumatico può essere invece un coma misto, nel senso che si atto una sedazione proprio per il trauma, no? Proprio per fare in modo che dal trauma, che normalmente è encefalico, quello che ci manda in coma, però può essere anche metabolico, insomma, per la sedazione e una terapia anche, oltre che per permetterci altre terapie, anche una terapia per ridurre il consumo d'ossigeno a livello cerebrale e permettere, vedremo alcuni farmaci, permettono anche una ripresa migliore e diciamo una riduzione dei danni a livello cerebrale. Quindi, perché sedare? Vedete, principalmente per mantenere il paziente calmo e cooperativo. Se calmo o in coma, se dobbiamo ventilarlo, eccetera, eccetera, o cooperativo se siamo per esempio nella fase di risveglio. Ricordarsi, questo l'avevo già detto, evitiamo l'estubazione precoce, perché poi una reintubazione, come tutti sanno, ad ogni reintubazione aumenta, diciamo, la possibilità, di avere un esito negativo, delle nostre terapie. Quindi stiamo molto attenti e stubiamo il paziente solo quando ha superato la fase critica, non solo dal punto di vista cerebrale, ma in generale di tutti gli organi. In modo da diciamo, continuare a ventilarlo, cioè quando il paziente non è pronto a respirare da solo, non è pronto a proteggere le vie aeree da solo, eccetera, eccetera, probabilmente appunto bisogna aspettare un attimo a procedere per l'estubazione. Poi ci sono altri motivi, cioè il paziente può essere intubato, ma non intubato per via orotracheale, ma invece avere già una tracheostomia. Allora lì il discorso, come abbiamo visto anche in altre diciamo relazioni fatte in altri argomenti, come procedere per esempio quando si ha una cannula tracheale a estubare il malato. Quindi un altro motivo importante, l'abbiamo già detto e ridetto, è mantenere la sincronia con la ventilazione meccanica, cioè regolare il drive respiratorio in modo che paziente macchina o si sta instaurando una ventilazione completamente controllata, quindi il drive respiratorio del malato non ci interessa perché il drive lo abbiamo annullato, oppure nelle fasi, diciamo, che non sono proprio quelle dei primi giorni in cui cominciamo a cercare l'interazione col paziente,
controlliamo il drive in modo che non ci sia un match tra paziente e respiratore, ma una coordinazione buona, cioè il cosiddetto coupling tra paziente e respiratore. Creare un certo grado di amnesia anche. Perché? Perché è un forte trauma quello che si subisce in terapia intensiva, anche come ambiente, anche come terapie a cui vieni sottoposto, insomma, anche per la privazione completa molte volte della privacy, anche perché il paziente non è in grado o non può fare tutto quello che vorrebbe, quindi dipende completamente dagli altri. I motivi sono tanti che possono causare trauma nel paziente, dipende anche dal paziente stesso, dalle condizioni anche neurologiche e psichiatriche, tra virgolette, in cui si trova, psicologiche in cui si trova. E quindi bisogna cercare anche di minimizzare questi tipi di traumi, no? Che si possono avere, soprattutto, come ho detto, per evitare psicosi o sindromi psichiatriche tardive, no? Non esiste sedazione se prima non è stata attuata una corretta, manca una R, scusatemi, terapia analgesica, no? Nel senso che il paziente è chiaro che deve essere sedato e tutto, però non deve nemmeno provare dolore. Dolore è in questo caso dal punto fisico, no? Perché un paziente che prova dolore chiaramente non sarà calmo, tranquillo e oltretutto subirà un trauma che invece cerchiamo di evitare, cioè quello di provare dolore. Vediamo un po', ci sono delle scale, no? Ce ne sono almeno un paio che vorrei ricordarvi che sono quelle più utilizzate. E cioè delle scale che servono anche a noi, magari riportandole in cartella o su un trend, diciamo, chi ha cartelle settimanali o trend mensili, eccetera, eccetera, per uno score, una, diciamo, classificazione dei vari tipi di sedazione, un punteggio, quello che volete, per capire se stiamo facendo una buona sedazione oppure abbiamo dei problemi, no? Vedete, il più usato probabilmente, anche se è stato introdotto circa 30 anni fa, però è molto intuitivo, semplice e rapido da raccogliere, questa è una cosa importante perché ormai si stanno subissando, soprattutto dal punto di vista burocratico, siamo subissati in terapia intensiva. Tanto che ormai molto spesso si passa più tempo dietro la burocrazia che a curare i malati, purtroppo. Vediamo lo score di Ramsey, che appunto vi dico ha la caratteristica di essere facile da compilare, ma dà un'idea molto buona, secondo me, soprattutto dal punto di vista clinico, di come sta andando la situazione del paziente. Vedete, diviso in sei stadi, in sei gradi, in sei gradini, come volete chiamarli voi. Al gradino 1, quando si dà un punteggio di 1 quando il paziente si presenta ansioso e agitato. Quindi magari si trova nello stadio 2 del risveglio dall'anestesia o dal coma, che può essere appunto farmacologico, traumatico o misto. L'ideale sarebbe lo stadio 2, infatti è quello che si cerca sempre di tenere tra il 2 e il 3 possibilmente, il 2 è l'optimum, cioè collaborante, orientato e tranquillo, che è lo stadio e il punteggio che noi cerchiamo di raggiungere, no? Poi abbiamo 3 che insomma non è il massimo, però poi è ancora accettabile. Il paziente risponde solo ai comandi, cioè, però esegue gli ordini che noi gli diamo. Il paziente risponde solo, ed è una risposta vivace, ancora, quindi vivace, non è un paziente tranquillo, agli stimoli, risposta torbida agli stimoli, nel senso che torbida, ciò vuol dire
lenta agli stimoli, ridotta agli stimoli, fino a 6 in cui non c'è nessuna risposta, in cui il paziente è chiaramente in coma ancora, quindi ben lungi dall'essere in fase di risveglio. Questo è lo score di Ramsay, vedete le frecce, no? Da 3 in su è un paziente che chiaramente è nella fase di risveglio, dal 3 in giù è un paziente invece che è ancora in una fase profonda. Possiamo parlare anche del RAS, questa Richmond Agitation Sedation Scale, appunto abbreviazione RAS. Un pochettino più complicata, è chiaro che più si va nel complicato, però più si definisce in maniera precisa la situazione, chiaramente, no? E vediamo come il punteggio va da 0, anche qui di nuovo sveglio e tranquillo, e quindi e comincia ad avere addirittura periodi di sonno fisiologico, oppure si può andare verso l'alto, verso il basso. E quindi diciamo che andando verso il basso, come nella scala di Ramsay, si va verso il coma più profondo, andando verso l'alto si va verso il risveglio, che però può essere, come io ho detto, combattivo, molto agitato, agitato irrequieto, cioè corrisponde un po' alla fase 1 di Ramsay, cioè alla fase in cui il paziente è agitato, agitato, ansioso. E nella fase in cui è difficile trattenerlo, contenerlo, a proposito della contenzione, un discorso sempre aperto e di cui non so, forse magari se ho tempo parlerò a un certo punto alla fine di questa relazione sulla sedazione. Chiaramente in certi momenti, se non riusciamo in nessun modo con i farmaci a disposizione ad avere questo, cioè a superare questa fase di agitazione per arrivare al paziente sveglio e tranquillo, magari in certi momenti bisogna ricorrere alla contenzione, e che dà molto fastidio, diciamo, ai parenti quando la vedono attuata, però diciamo in un certo numero di casi non c'è altra scelta. Infatti il medico chiaramente non è un'iniziativa in genere infermieristica, l'infermiere può solo proporre al medico, anche perché l'infermiere vede molto di più e sta molto più accanto al paziente del medico, e può solo proporre al medico la strada, no? Dice: guarda, nella fase il paziente si sta svegliando, però si sta svegliando molto agitato, se non lo conteniamo si strappa tutto. Si toglie centrale, si toglie il sondino nasogastrico, rischia di togliersi il tubo, cioè tutta una serie di cose che poi sono tutte manovre poi traumatiche che dobbiamo rieseguire per poi eseguire e trattare il nostro paziente. Quindi cosa significa? Che ogni volta che il paziente si toglie qualcosa corre dei rischi nel riposizionamento dei presidi che si è portato via, che influiscono chiaramente sul suo sull'andamento clinico, sulla fase, sui tempi di risveglio e soprattutto sul suo outcome, sulla sua mortalità e morbilità. Lì invece i segni negativi, man mano che si va verso il basso, sono segni di un paziente che è sempre meno sveglio, no? Quindi possiamo avere il sveglio soporoso. Non completamente sveglio, però apre gli occhi quando viene chiamato e mantiene un contatto visivo per almeno 10 secondi, se cioè non li richiude subito. Poi lievemente sedato, quindi ha dei brevi risvegli, però non mantiene l'apertura degli occhi per più di 10 secondi. E così via, movimenti, apertura occhi allo stimolo verbale, ma senza contatto visivo e sempre più in giù, fino al paziente non risvegliabile, che è il grado 6 di Ramsay, cioè il paziente in coma. Quindi diciamo che ancora, sveglio e tranquillo corrisponde più o meno al grado 2 di, anzi corrisponde al grado 2 di Ramsay,
meno 1 e meno 2 corrispondono al grado 3 di Ramsey, no? Da lì in giù andiamo verso il grado 5, 6, 4, 5, 6 di Ramsey. Quindi prima vedete sì, lo stimolo che viene attuato è uno stimolo principalmente verbale, quindi finché risponde allo stimolo verbale, diciamo, possiamo essere sufficientemente soddisfatti. Quando lo stimolo per ottenere qualche reazione diventa uno stimolo tattico e dolorifico, a quel punto vuol dire che siamo in una fase ancora precoce di risveglio, se non addirittura ancora di coma. Come vi ho detto, è importante, l'avevamo sottolineato nella prima diapositiva, cioè che la sedazione sia comunque associata al controllo del dolore. Al controllo del dolore, non magari al dolore dello stimolo fisico che noi attuiamo per ottenere il punteggio della scala, ma un dolore invece non suscitato da noi, ma un dolore che il paziente ha per altri motivi, no? E quindi ricordiamoci che il dolore anche influisce in maniera importante sullo stato in cui si trova il malato. Un paziente che si trova in uno stato di dolore severo, per esempio, difficilmente sarà calmo e tranquillo, anche se potrebbe esserlo. Ma il dolore gli impedisce di stare calmo e tranquillo. Magari lo stesso paziente portato verso il punteggio, diciamo, dai 3 in giù, magari lo stesso paziente potrebbe essere calmo e tranquillo, soprattutto al zero, cioè a portarlo senza nessun dolore. Quindi, a seconda del grado di dolore che il paziente sente e che noi non abbiamo controllato a sufficienza, il paziente potrà anche variare nella scala del punteggio della sedazione, perché il dolore influisce in maniera importante sullo stato psicologico e sullo stato, diciamo, anche con cui il paziente si presenta all'osservazione clinica del medico. Quindi ricordiamoci sempre, questo è un analogo visivo, tra virgolette, a cui il paziente raramente forse potrà rispondere, ma dobbiamo cercare noi di capirlo attraverso magari altri segni, no? Tachicardia, ipertensione, eccetera, eccetera. Oppure se il paziente è sufficientemente co in contatto con la realtà, chiedergli, fargli la semplice domanda: ha dolore, non ha dolore, ha molto dolore, in cui il paziente, magari anche se intubato, può rispondere con un sì o con un no, oppure aprendo e chiudendo gli occhi, no? Cioè, sono tanti i metodi con cui si comunicare, no? Quindi gli si chiede addirittura se gli si può far vedere l'analogo visivo e chiedergli dove si posiziona lui come dolore, né? Le faccine vanno molto bene perché i numeri a volte, però la faccina fa ben capire lo stato, per esempio guardiamo la 0 allegro, mentre le ultime tre faccine insomma non sono proprio di pazienti allegri, no? Quindi anche un analogo visivo non solo numericamente, ma anche dal punto di vista proprio visivo dell'espressione che è associata andiamo avanti e passiamo a quello che avremmo dovuto fare se non facevo questo piccolo inserto che probabilmente dovevo, anzi, dovevo sicuramente fare prima del propofol. Mi è venuto dopo in mente, non è mai troppo tardi, come diceva il famosissimo maestro Alberto Manzi, e quindi ve l'ho fatto adesso, consideratelo come fatto prima del propofol, no? Il propofol, a proposito, è un ottimo sedativo e anche anestetico, però non è un farmaco che è in grado di controllare il dolore, perché non ha un'azione antidolorifica. Passiamo a un altro farmaco molto usato in questa fase di sedazione e può essere anche usato per mantenere il paziente in coma farmacologico, chiaramente dipende anche dal farmaco che usiamo. Le benzodiazepine, come sapete, ce ne sono tantissime,
qui le suddividiamo in funzione della loro M vita. Quindi abbiamo farmaci con un'emivita breve o brevissima, quindi da 2 a 6 ore, e in questa categoria ci sono il triazolam e il midazolam, che probabilmente è quello con cui abbiamo più confidenza e quello che usiamo di più. Hanno anche il vantaggio le benzodiazepine che abbiamo un antidoto nel caso vogliamo verificare se c'è un sovradosaggio o no del farmaco. Basta somministrare l'antidoto e vediamo se il paziente tende a risvegliarsi o no, se abbiamo il dubbio di aver esagerato o di essere in overdose. Poi abbiamo benzodiazepine ad emivita intermedia da 6 a 24 ore, di questa fanno parte molti di quelli che noi usiamo, l'oxazepam, il lorazepam, che è uno che soprattutto nella mia terapia intensiva è molto usato, e altri, alprazolam, temazepam, ce ne sono parecchi. Poi ci sono quelli di vita più lunga, e quindi per esempio il clonazepam, il bromazepam e soprattutto il diazepam, il Valium, che è stato probabilmente il più conosciuto e il primo che è entrato in commercio. E come sappiamo il Valium ha un'emivita molto lunga anche perché ha molti metaboliti. Il midazolam, per esempio, non ha nessun metabolita, quindi è l'ultimo della scala, quindi non ha bisogno di essere, cioè non ha una coda di farmaci, sempre benzodiazepine, in cui si trasforma prima di essere eliminato. Il diazepam sì. Il diazepam, man mano che viene metabolizzato, si trasforma in altre benzodiazepine, no? Cioè in altre sostanze che hanno sempre l'effetto delle benzodiazepine. Quindi ha molti metaboliti attivi, possiamo dire. Le benzodiazepine, che soprattutto vengono utilizzate come ansiolitici e spesso nella medicina, diciamo, non critica, come induttori e facilitatori del sonno, per curare l'insonnia, hanno moltissimi altri diciamo effetti, no? Intanto agisce sul GABA, sull'acido gamma aminobutirrico, no? A livello del recettore, qui vediamo GABA A, accrescendo quindi le sue proprietà sedative, ipnotiche, ansiolitiche, anestetiche, anticonvulsivanti e miorilassanti, no? Quindi tutta una serie di azioni ricercate nelle terapie, soprattutto nelle terapie intensive o nelle sale operatorie di aiuto in manovre più o meno invasive in supporto o da soli con altri farmaci. Alte dose di benzodiazepine possono anche causare appunto l'amnesia anterograda quando lo usiamo per indurre il coma e quindi e dissociazione, no? Dissociazione io l'ho vista non soltanto ad alte dosi, ma anche a dosi più basse, dipende dalla sensibilità individuale che ha il paziente. Soprattutto l'anziano può dissociarsi con le benzodiazepine anche a dosi normali terapeutiche o anche basse. Per questo è un farmaco che molte volte negli anziani non è molto indicato perché poi il paziente dissociato diventa spesso agitato. E quindi dobbiamo ricorrere a un altro farmaco per sedarlo. L'amnesia anterograda invece può servire proprio perché, per causare quell'amnesia, per evitare diciamo il manifestarsi di uno stress post-traumatico o di psicosi, depressione, sempre post-traumatica. Queste appunto rendono molto utili. Abbiamo già detto che negli stati di ansia, insonnia, agitazione, convulsione, spasmi muscolari, durante le crisi di astinenza da alcol, come premedicazione
in alcune procedure mediche e dentistiche per tranquillizzare il malato, vengono utilizzate soprattutto quelle azioni breve e intermedie, che sono preferite anche per il trattamento dell'insonnia, mentre quelle prolungate sono raccomandate soprattutto per il trattamento dell'ansia. Cioè, perché tanto se il trattamento per l'ansia e attacchi di panico, esempio, normalmente è prolungata e può durare anche mesi e anni, è meglio usare una benzodiazepina a lunga durata, così la somministrazione magari è soltanto una volta al giorno o una volta ogni 2 o 3 giorni. Per il nostro, diciamo, le cose che interessano di più noi anestesisti, le migliori invece sono quelli a emivita molto breve o a emivita breve. Effetti collaterali delle benzodiazepine, che però vi dico si manifestano a dosaggi molto 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 elevati, cioè per avere un'overdose, un iperdosaggio, bisogna veramente andare a dosaggi elevatissimi, al contrario dei barbiturici con cui si raggiungeva la dose tossica e mortale molto rapidamente, cioè era molto vicina alla dose terapeutica. Invece in questo caso la dose terapeutica è molto lontana dalla dose tossica. E quindi molta attenzione, il barbiturico non viene più utilizzato per scopi sedativi, ormai il suo unico utilizzo è nell'ambito delle varie terapie e nemmeno come primo livello spesso per le terapie, per le crisi convulsive. Chiaramente se le benzodiazepine vengono somministrate insieme ad altre sostanze sedative, il loro effetto viene potenziato e quindi il dosaggio, diciamo, che può essere pericoloso si abbassa, perché per esempio si combinano gli effetti soprattutto con l'etanolo, cioè bere alcolici in quantità anche elevata e prendere contemporaneamente benzodiazepine non aiuta, anzi potenzia l'effetto delle benzodiazepine e si può andare più facilmente in coma e quindi con tutti i problemi di un paziente in coma, vomito per esempio, che può inondare le vie aeree, eccetera, eccetera, quindi mettere in pericolo la vita del paziente. Le benzodiazepine sono comunemente oggetto di abuso, spesso vengono utilizzate nei tentativi anticonservativi, pensando che siano molto efficaci, ma in generale, appunto, assunte da sole, non senza farmaci che ne potenziano l'effetto, è difficile, anche con dosaggi molto elevati, raggiungere la dose. Passiamo a un altro tipo di farmaco, questo rientra nella categoria degli oppiacei, chiaramente, e ha azione ultra rapida, no? Il remifentanil, chiamato Ultiva finché era, diciamo, un brevetto unico, cioè di un'unica casa farmaceutica, adesso esiste anche il farmaco non più Ultiva ma generico, e quindi possiamo utilizzare il remifentanil generico, no? È molto veloce, come ho detto, rapidità d'azione, emivita molto breve e molto potente. Viene utilizzato durante il trattamento chirurgico per alleviare il dolore e può essere utilizzato durante la sedazione in combinazione con altri farmaci. Cioè rientra in quei farmaci che intanto modulano il drive respiratorio, perché come tutti gli oppiacei tendono a ridurre il drive respiratorio. In più hanno un ottimo controllo sul dolore, quindi associato ad altri farmaci sedativi si può ottenere un'ottima combinazione. Stando attenti comunque anche agli effetti, vedremo, collaterali associati, perché gli effetti collaterali del remifentanil si possono
diciamo, combinare con gli effetti collaterali di altri sedativi, per cui si potenziano a vicenda nell'effetto e quindi bisogna stare molto attenti a non ottenere poi effetti collaterali gravi e pericolosi per il paziente. Viene somministrato appunto come cloridrato in infusione endovenosa continua. Il dosaggio è molto diciamo altalenante, perché dipende anche dall'effetto che vogliamo ottenere anche sul drive respiratorio, cioè se vogliamo se lo combiniamo o no con altri farmaci, cioè le variabili sono molte. Comunque le dosi comprese normalmente, soprattutto quando diciamo utilizzato da solo o per ottenere un effetto antidolorifico importante, le dosi, vedete, sono tra 0,1 microgrammi per chilo al minuto e 0,5 microgrammi per chilo al minuto. I bambini, chiaramente, avendo un metabolismo più rapido, in genere possono richiedere dosaggi più elevati, e cioè da 1 fino a un microgrammo, cioè il doppio di quello che diamo a un adulto. La velocità di infusione, vedete, normalmente per la sedazione e chiaramente associato anche all'azione antidolorifica, la velocità di infusione durante la sedazione, vedete, è ridotta rispetto alla velocità che si usa nell'infusione quando è da solo e non abbinato ad altri farmaci per la sedazione. È molto più bassa, vedete, e raggiunge al massimo 0,1, che sarebbe invece il dosaggio minimo da utilizzare quando si trova somministrato da solo. Insieme al remifentanil, appunto, vi ho detto, spesso vengono somministrate altre quantità, in genere ridotte, perché l'effetto spesso si combina, quantità di altri farmaci sedativi, no? E quindi vedete, la velocità di infusione durante l'anestesia generale invece va appunto da 0,1 fino a 1 nell'adulto. Quindi infusioni mediamente più alti che chiaramente per la sedazione o per il controllo solo del dolore in alcune situazioni che possono essere particolarmente fastidiose e dolorose durante procedure che noi stiamo eseguendo, o come velocità rispetto alla velocità che magari a volte ho visto utilizzare e ho utilizzato anch'io durante la fase di pre-induzione, in cui si comincia già a mettere il farmaco a dosaggio antidolorifico e blandamente sedativo prima di cominciare l'induzione, in cui ci aiuta anche molte volte quando non c'era il remifentanil, nella pre-induzione magari si facevano quei 50, 100 microgrammi, 150 microgrammi di fentanyl, che non ha le caratteristiche di rapidità e di velocità sia di eliminazione che di azione del remifentanil. Però venivano, come vi ho detto, gli oppiacei sono spesso usati anche nella fase di preparazione pre-anestetica, quindi la sedazione anche prima magari di portarlo in sala operatoria, una blanda sedazione e farmaci per tranquillizzare il malato, oppure durante la fase di o nella fase appunto di preanestesia, che spesso viene anche attuata addirittura già in reparto prima di andare verso la sala operatoria. Effetti collaterali del remifentanil, sapendo appunto che agisce soprattutto come agonista sul recettore Mu, si trova riduzione appunto di riduzione del tono del sistema nervoso simpatico, depressione respiratoria come tutti gli oppiacei e analgesia, per fortuna, che appunto sono dose, cioè,
l'analgesia, che è quella che viene ricercata come effetto, diciamo, principale del farmaco, soprattutto durante l'anestesia. Ricordiamoci che c'è una riduzione che dipende dalla dose, dalla frequenza cardiaca, dalla pressione arteriosa e dalla frequenza respiratoria. Talvolta, come tutti gli oppiacei, ricordatevelo, può causare rigidità muscolare, soprattutto a livello del torace. E quindi in questo non si discosta tanto dalla morfina e dagli altri oppiacei, fentanyl, sulfentanyl, al fentanyl, che usiamo o abbiamo usato in passato, continuiamo a usare anche attualmente, dagli oppiacei che noi usiamo durante la fase di anestesia o di diciamo, riduzione della componente dolorifica post-operatoria o durante il soggiorno in terapia intensiva. Gli effetti collaterali, oltre alla riduzione, che quelli si hanno sempre, possono essere appunto vertigini, vedete, oppure come il fentanyl intenso prurito intorno al viso. Infatti vedete spesso che il paziente che fa la morfina di sedere tende a grattarsi frequentemente il viso, soprattutto il naso. Quindi questi effetti collaterali possono essere, se diventano molto fastidiosi, possono essere controllati modulando la dose che stiamo somministrando. Possiamo usare anche antistaminici per controllare gli effetti sul prurito. Ricordiamoci, anche perché il prurito è comunque sempre causato dalla liberazione di istamina, però ricordiamoci sempre che gli antistaminici, anche loro, hanno un effetto più o meno sedativo, anche a volte potente, no? E quindi si può associare all'effetto sedativo del farmaco. Quindi possiamo incorrere in un approfondimento, magari non voluto, del paziente. E quindi la cosiddetta eccessiva sedazione. Altro farmaco, questo molto più recente, è la desmetomidina, che sì, qui l'ho preso da un articolo in inglese. Vediamo che vabbè, il nome del farmaco in Italia è diverso, non è Precedes ma è Desdor, e quindi vedete riduce oltre ad essere un effetto sedativo, riduce l'ansia e ha anche un effetto, diciamo, sul dolore, che per esempio il propofol non ha. È un farmaco con cui abbiamo meno normalmente dimestichezza che con il propofol, anche perché il dosaggio è, come vedete, molto molto variabile e scarsamente definito ancora. È un farmaco che per certi aspetti è ancora in fase di studio, e quindi bisogna appunto ancora prendere, diciamo, dimestichezza con questo tipo di farmaco, per il dosaggio e perché molti effetti collaterali e l'efficacia globale del farmaco sono ancora in parte ancora in fase di sperimentazione clinica, chiaramente. Può essere, cioè non tra i vari effetto sul diciamo inibizione del drive respiratorio. Quindi non ha effetti sulla respirazione, a meno che non sia usato insieme a farmaci di tipo oppiacei o altri tipi, che invece riducono il drive respiratorio, e quindi chiaramente poi l'effetto globale finale sarà una riduzione della ventilazione, cosa che da solo il farmaco non fa. Ha un effetto, essendo simile come un alfa, un simpatico litico,
quindi un alfa agonista, agisce sui recettori adrenergici, alfa 2, è un alfa 2 agonista, quindi ha effetti per un certo verso simili alla clonidina, clonidina che viene usata normalmente più che per l'effetto sedativo, anche se si è visto, e per questo poi è derivato questo farmaco, viene usato soprattutto come farmaco antipertensivo, quindi chiaramente in parte ha anche un effetto, la dermatoridina, simile, seppur ridotto, alla clonidina, cioè tende ad abbassare la pressione arteriosa. E quindi attenzione al mantenimento della perfusione a livello dei vari organi. Le indicazioni, vedete, viene usato spesso per ottenere una sedazione più moderata, utilizzata, non è raccomandata, come vedete, per lunghi periodi di tempo, viene utilizzata proprio, è stata creata proprio per superare quella fase di agitazione che si ha nel paziente durante la fase di risveglio. Diciamo, il suo ruolo ha un effetto, cioè la desmopressina ha anche il vantaggio che rispetto ad altri tipi di farmaci spesso può essere somministrata da sola senza aver bisogno magari di un potenziamento con un oppiaceo per controllare magari situazioni dolorose, no? Ulcere da decubito anche del paziente che magari è stato molto a letto, insomma, di dolori da posizione, eccetera, eccetera, oppure dolori dovuti a altri tipi di patologie, no? Quindi ha questo effetto che non è paragonabile chiaramente a quello che piace, però sul dolore, non deprime il sistema nervoso centrale, quindi sembra un farmaco che può essere utilizzato nella fase appunto in cui il paziente è agitato con più tranquillità. E sembrerebbe rispetto al propofol avere un effetto più vantaggioso, anche perché anche in questo caso sembrerebbe ridurre i tempi di svezzamento del paziente e di risveglio del paziente rispetto all'uso del propofol, magari associato a qualche altro farmaco. E quindi globalmente viene proposta in questo momento come farmaco per ottenere un risveglio tranquillo del paziente, agitato soprattutto, in tempi minori rispetto agli altri farmaci che attualmente noi stiamo utilizzando, no? Riduce il tempo di estubazione e il tempo sembrerebbe sempre in cui il paziente resta in ICU a parità chiaramente di patologia. Sembrerebbe appunto, come vi ho detto, ridurre i tempi di risveglio e quindi di conseguenza ridurre i tempi di ventilazione e i tempi di stazionamento in ICU. A volte alcuni studi, oltre alle federe, descrivono la comparsa di delirio durante l'uso di desmetomidina. Delirio chiaramente non molto, cioè qui dice lei c'è un delirio molto blando, però ricordiamoci di stare molto attenti a questa cosa qua. Ok? E poi possono esserci associate vari tipi di disfunzioni dal punto di vista cognitivo, no? Quindi disorientamento, allucinazioni, eccetera, eccetera. Quindi, nonostante appunto abbreviando i tempi e tutto, e il costo che è superiore a quello del propofol, ma riducendo i tempi, alla fin fine sembrerebbe addirittura anche il costo ridotto rispetto agli altri farmaci,
possiamo dire che in questa fase la desmetomidina è comunque un farmaco che bisogna provare a utilizzare proprio per tutte queste effetti importanti, soprattutto nella fase di riduzione di ventilazione, stazionamento del SIU e addirittura dei costi. È un farmaco da provare a utilizzare anche perché chi ha più dimestichezza nell'uso dice che è veramente un farmaco che aiuta molto di più e sembra molto più efficace nella fase di risveglio del paziente. Adesso non so quante esperienze avete voi, noi abbiamo una discreta esperienza, non a sufficienza secondo me ancora per dire che è molto meglio degli altri, non abbiamo d'altronde nemmeno fatto uno studio ad hoc, cioè uno studio randomizzato per verificare questa cosa qua, e quindi diciamo che viene utilizzato e ha una buona efficacia. Però molte volte appunto non è adeguata alla situazione del paziente, quindi diciamo che è un po' come le ventilazioni, no? Ognuno utilizza o come l'uso quelli con cui ha più dimestichezza clinica, normalmente nelle fasi in cui il paziente è veramente difficile quindi io vi consiglio, cominciate con pazienti un po' più semplici, anzi, iniziate nelle due condizioni opposte, no? Diciamo, o quando il paziente è più semplice per farvi un po' la mano, oppure quando avete provato tutti gli altri con cui siete più esperti, non avete ottenuto grossi risultati, provate anche con quello. Nel senso che tutte e due le situazioni, una vi dà, più competenza, più esperienza, l'altro vi dà invece la sensazione potete verificare se veramente in certe situazioni è più efficace di altri farmaci. Le controindicazioni, chiaramente l'allergia alla desmetomidina se l'ha già utilizzata o a eccipienti che si trovano dentro la desmetomidina e quindi verificare appunto questo. Bisogna stare molto attenti proprio perché come ha effetti molto simili alla clonidina a pazienti con disturbo del ritmo cardiaco, soprattutto se hanno dei blocchi atrioventricolari e soprattutto stare attenti al paziente che con bassa pressione sanguigna, perché oltre a non rispondere al trattamento, c'è il rischio di un ulteriore abbassamento fino a zone pericolose della pressione. È controindicato anche se il paziente ha avuto un ictus recente, perché come sapete la clonidina e gli afferrecettori sono soprattutto rappresentati a livello cerebrale e quindi gli alfa 2. E quindi molta attenzione perché l'abbassamento della pressione a livello cerebrale può peggiorare le zone di ischemia. E quindi è l'afflusso di sangue al cervello. Altre controindicazioni, vedete, sul battito cardiaco lento, che non è il blocco, però la clonidina comunque ha un effetto sulla frequenza cardiaca. In qualunque caso, anche se il paziente, per esempio, è un paziente che fa dello sport a livello più o meno elevato, quindi ricordatevi che il paziente che è allenato e quindi magari ha una frequenza cardiaca di base bassa, che è fisiologica, non è patologica, però anche in questo caso state attenti perché l'abbassamento della frequenza cardiaca può diventare pericoloso, no? Se ha la pressione bassa, se ha un volume di sangue basso, per esempio durante un'emorragia, se è anziano, se soffre di disturbi neurologici, per esempio lesioni
pregresse o attuali a livello cerebrale o del midollo spinale, se ha gravi problemi epatici, se ha sviluppato una febbre molto elevata dopo aver assunto alcuni medicinali, in particolare anestetici, cioè se ha una predisposizione all'ipertermia maligna. Quindi, come vedete, l'infusione, cioè la desmoprofenidina, come tutti questi tipi di farmaci, viene somministrata per infusione continua. I livelli a cui deve essere somministrata, normalmente la velocità con cui viene somministrata, viene modulata guardando i segni clinici, più che avere un dosaggio prefissato. A qualcuno consiglia a volte di fare un piccolo bolo prima di cominciare l'infusione continua. Si può utilizzare come si vuole. Io ho visto utilizzare anche iniziando con l'infusione continua, però normalmente il bugiardino consiglia di fare una piccola dose di carico prima di cominciare l'effetto, prima di cominciare la somministrazione in infusione continua. Ricordiamoci tutti gli effetti collaterali, quindi il paziente deve essere in condizioni stabili, abbastanza stabili, perché siamo in fase di risveglio, dal punto di vista emodinamico soprattutto, e di frequenza cardiaca, eccetera, eccetera. Può essere utilizzato a infusione intravenosa più rapida o col bolo, soprattutto se il paziente in quel momento ha ipertensione, quindi siamo più protetti dal punto di vista. Quindi bolo più infusione continua, rapida magari, se il paziente per esempio è iperteso, perché da quel punto di vista siamo più protetti dal punto di vista cardiovascolare. L'interazione, chiaramente, come tutti i sedativi, vedremo poi in un piccolo riassunto, come tutti i farmaci sedativi, normalmente l'effetto sedativo si potenzia a vicenda. Quindi tutti i farmaci sedativi usati con un altro farmaco sedativo potenzia l'effetto sedativo. E quindi molta attenzione nella somministrazione, proprio per non raggiungere livelli di sedazione troppo profondi o addirittura il coma o peggio ancora. Quindi, attenzione quando somministriamo il farmaco insieme ad altri farmaci, per esempio, che hanno effetto sulla pressione, usando il beta bloccante, eccetera, eccetera, perché appunto di suo originariamente deriva da un farmaco antipertensivo, quindi mantiene parte della sua efficacia antipertensiva, del suo effetto antipertensivo. Quindi è come somministrare insieme due antipertensivi. Quindi, attenzione che il paziente sia dal punto di vista emodinamico stabile, piuttosto. Se il paziente è già tendente all'ipotensione di tutto, si può magari smettere di somministrare, se vogliamo usare la desmetrovidina, smettere di usare l'altro farmaco antipertensivo, perché tanto abbiamo già questo effetto da parte del farmaco sedativo, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Posologia e dose, vedete. Normalmente principio attivo, vabbè, ogni millilitro in fiale si ha l'equivalente di 100 microgrammi. Le fiale sono di varie volumi, e quindi può essere usata in vari formati, ricordandosi però appunto che dentro le fiale il dosaggio è di 100 microgrammi per millilitro, e quando viene infuso, ricordatevi che deve essere diluita la soluzione, e la diluizione finale deve essere di non di più di 100 microgrammi per millilitro, ma di 4-8 microgrammi millilitro.
quindi viene diluita in questa concentrazione. Questa è la concentrazione con cui si infonde e poi si regola la velocità del farmaco. Effetti collaterali, in gran parte li abbiamo già detto, questo è un effetto molto comune, quindi un paziente su 10 ha rallentamento del battito cardiaco e l'abbassamento di pressione. Addirittura si può avere un effetto rebound, tipo rebound, addirittura con un innalzamento di pressione del paziente quando si modula il farmaco, o quando si sospende. Comune è quindi che colpisce da 1 a 10 pazienti su 100, il dolore toracico o attacco cardiaco, frequenza cardiaca accelerata, glicemia bassa o alta. Come vedete, l'effetto può essere abbastanza, diciamo, altalenante, dipende spesso dal paziente. Spesso questi effetti possono comparire abbassando o alzando la dose di infusione, e quindi stiamo molto attenti. Possiamo addirittura avere un cambiamento dell'andamento della respirazione fino all'arresto respiratorio, poi nausea, vomito, secchezza della bocca, agitazione, temperatura alta, sintomi di interruzione del medicinale, perché ricordatevi sempre che essendo un alfa 2, agisce sugli alfa 2 recettori, ha sempre un effetto rebound, quindi molti di questi sintomi altalenanti possono essere dovuti all'aumento o diminuzione della dose, per cui si incorre o nell'effetto principale o nell'effetto rebound da riduzione dei recettori bloccati. Invece, diciamo, meno frequenti, poco comuni, sono quelli sulla frequenza, funzione cardiaca ridotta, cioè non più la frequenza, ma la capacità contro l'inotropismo del cuore, gonfiore dello stomaco, sete, condizioni in cui vi è troppo acido nel corpo, basso livello di albumina nel sangue, che è correlato, se uno conosce diciamo, la teoria di Steward, e si sa che bassi livelli di albumina spesso si associano a situazioni di acidosi metabolica. Il respiro può diventare più corto, cioè più quindi respiri corti e più frequenti, e incorrere nell'allucinazione, abbiamo già visto, delirio, che si possono avere forme varie di delirio e di disturbi cognitivi di vario tipo. Quindi, insomma, un bel, diciamo, carico, no, di effetti collaterali, proprio perché appunto ha un effetto molto potente sui recettori alfa 2, che sono appunto, come vedete, soprattutto a livello cerebrale, però è anche periferico, e quindi bisogna prestare molta attenzione nella velocità con cui si somministra questo tipo di farmaco, con cui si decide di ridurre tipo di farmaco, che chiaramente avete capito non può essere ridotto molto rapidamente o improvvisamente, proprio per non incorrere in effetti collaterali da qua. Somministrato normalmente da un me su prescrizione medica o da un medico direttamente, o da un infermiere su prescrizione medica. Chiaramente l'ambito in cui deve essere, per gli effetti che possono essere anche gravi, e deve essere un ambito ospedaliero di terapia intensiva. Come ho detto, il DESDOR, che è l'abbreviazione del farmaco, il nome che è dato al farmaco in questo momento in Italia, perché è ancora un brevetto unico, dipende appunto la dose adatta in base all'età, peso, stato di salute, livello di sedazione, eccetera, eccetera, e vedere come risponde al medicinale, quindi iniziare da dosi basse e poi pian piano, attraverso i segni clinici e tutti i parametri che noi raccogliamo, raggiungere sia il livello di sedazione voluto, sia mantenendo i parametri stabili, no?
attenzione soprattutto appunto al circolo cardio-respiratorio, cardiocircolatorio, che è diciamo la cosa più su cui agisce di più e su cui bisogna stare più attenti durante la somministrazione del dextro. Viene chiaramente somministrato in infusione in flebo in vena. L'aloperidolo invece sarà argomento della prossima relazione, perché questa è già durata un'ora, circa un'ora, quindi non voglio sovraccaricarvi troppo o annoiarvi troppo. Quindi sappiate che nella prossima lezione affronteremo come farmaco l'aloperidolo. Vi saluto tutti, vi auguro buona giornata. Alla prossima!